Emma, che ci fa qui? Che cosa vuole? Perché eri in camera di Herman. Dovevo parlargli, è proibito? Doveva essere un discorso molto lungo, visto che ci hai passato tutta la notte. Allora rispondi. Cosa facevi con Herman? Riesci a immaginarlo da solo o vuole che scenda nei dettagli? Lo sapevo. Ho capito da subito che sei una poco di buono, tu sei una... Solo? Avanti. Lo dica. Tu non hai alcun ritegno. Non hai vergogna. Non solo stai ingannando Anna, ma anche Andrea. Tu che ti sei introdotta nella nostra casa come la sua fidanzata. Tradisci sotto il suo stesso tetto. In effetti il fidanzamento è stato un po' una delusione per me. Non penso che ad Andrea interessi molto che io lo tradisca. Anzi, penso che l'ultima cosa che gli interessi siano le donne. Che cosa stai insinuando? Emma, lei è sua madre, non faccia finta di non capire. Andrea non amerà mai me, così come non amerà mai nessun'altra donna. Non ti permetto di dire certe cose. Andrea vive della sua arte. E la sua sensibilità è travisata da chi non ha alcun diritto di giudicarlo. Sei solo una perfida maldicente. Sarà anche così. Però io sono una donna e lui non è un uomo. E allora se la pensi veramente così, vuoi spiegarmi cosa vuoi da lui? Voglio sposarlo. È assurdo. No, è molto semplice. Potrei risolvere tutti i suoi problemi in un colpo solo. Tu hai una mente malata e perversa. Pensa che cosa direbbe la gente se sapesse che il maestro Andrea Brofari rifiuta le sue fidanzate. Non... Basta! Non mi obbligare a scendere al tuo livello. Andrea è un artista puro e sensibile. E nessuno potrà mai dire niente contro di lui. Almeno che certa gente non metta in giro cattive voci. E sarebbe un peccato proprio ora che i prelati hanno dato tutti questi soldi alla sua banca. La gente è cattiva, Emma. Bisogna stare attenti. Tu devi andartene da questa casa. E subito. Non puoi continuare a spargere il tuo veleno. Ne è così convinta? Lei è una donna intelligente, Emma. Ci rifletta. La mia presenza può far comodo a molte persone in questo castello. Ben arrivato. Elisa, che ci fai qui? Volevo fare due chiacchiere con te. Ma sei impazzita. Anna poteva vederti. Lo so. E magari rinunciare a quella vendita a cui tu tieni tanto. Se ti va di fare l'amore, devi essere più accorta. Non posso rischiare di mandare tutto all'aria per un tuo capriccio. No. Non farti illusioni. Non ho voglia di te. O forse sei tu, che ha forza di dormire in camere separate. Ma smettila. Questa tua ironia non mi diverte affatto. Sono cose che non ti riguardano. Che il tuo matrimonio sia andato in pezzi già lo sapevo. Ma tu non ti devi permettere di parlare male di me ad Anna. L'hai già saputo? Io sono qui perché sono la fidanzata di Andrea. E tu non devi mettermi in cattiva luce con la mia nuova famiglia. Non credo che riuscirai a portare a termine il tuo piano. Credi quello che vuoi, ma non ti mettere contro di me. Tu sai che posso essere molto vendicativa. Mi capisci? Ti capisco benissimo. Per questo non mi fido di te. Ascoltami, Herman.